nella puntata di oggi di Cucina dei Poveri faremo il ragù dei poveri. Per fare il ragù dei poveri serve un hamburger della sera prima. Attenzione, deve già aver assunto questo colorito piuttosto poco sano, altrimenti non sarebbe dei poveri. Poi ci serve la pisella dei poveri. Dov'è la pisella dei poveri? Una lattina di piselli comprata al supermercato verso il mese di marzo. Tuo fratello che arriva in anticipo. Mio fratello che arriva in anticipo. Bottiglia di pomodoro in frigo da più o meno 3 settimane. Esagerato. E infine l'ingrediente segreto per rendere il nostro ragù dei poveri come un vero ragù vero. Il ciumino. Si chiama ciumino? Il ciumino. Dopo aver fatto passare l'hamburger sbriciolato per della carne macinata, aspettare che diventi di un colore quantomeno beigino. Aggiungere i piselli del supermercato senza acqua. Ah, si stanno pisciando. Basta, non mi inquadrare. Ehi, l'olio. Come potete vedere è piuttosto sbilanciato. Ci sono molti piselli e poca carne. Non importa. Durante la sua permanenza nel frigo il pomodoro è evaporato, perciò va allungato con l'acqua. Ah no, questa è l'acqua bella! Splash, 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 splash. Vieni, splashalo. Ci siamo appena resi conto che non abbiamo messo l'acqua a bollire. Comunque sto mettendo l'ingrediente segreto. In realtà il sugo è tutto qua. Praticamente eravamo troppo pigri per aspettare che l'acqua bollisse e quindi ci abbiamo calato il couscous. E adesso sembra proprio tipo la pappa quella che dai alle anatre e alle galline. Cioè io ci volevo le molle, però Giovanni, lui, ci voleva il couscous, che annoia pure a masticare nella vita. Quindi, galline! Cosa ne pensi? Sembra l'arancino squarciato. E da 1 a 10? Pisello. Pisello? Non c'è ancora troppo. Ah, ok.